sindaco in città si sta realizzando una vera e propria escalation di violenza nella movida, anche molti locali che non rispettano le regole, come interverrete? Ma noi abbiamo già cominciato, devo dire, con degli interventi di controllo che sono stati concordati in prefettura, con un intervento interforze, il corpo della Polizia Municipale sotto il coordinamento dell'assessore De Jesu sta lavorando sui controlli. Chiaro che noi non possiamo in pochi giorni risolvere problemi che si sono accumulati in 10 anni, perché quando poi si crea una concentrazione di locali di quel tipo, quello che noi viviamo in alcune parti del centro storico, si è creata anche un'abitudine da parte dei giovani ad aggregarsi anche al non rispetto delle regole, poi diciamo riportare i buoi nella stalla non è semplice. Comunque noi abbiamo cominciato già da 2 settimane, da quando appena mi sono insediato, con una serie di controlli. Adesso da oggi ci sarà un calendario di incontri tra l'amministrazione comunale, l'assessore De Jesu e l'assessore Armato, gli esercenti, che anche loro, gli esercenti sani, vogliono che si rispettino le regole, e i residenti, per organizzare una serie di interventi a partire da un cambio dei regolamenti, dagli orari. Ci sarà tanto da lavorare. Non ci dobbiamo aspettare di risolvere i problemi in un giorno, però sì, questa è una delle priorità. Voglio anche dire che ne ho parlato anche con il prefetto Palomba, che sta per arrivare a Napoli, e proprio ci siamo confrontati su questo tema. Torino ha vissuto e vive problemi simili a quelli di Napoli, quindi questo non è solamente un problema napoletano. Purtroppo c'è questa abitudine dei ragazzi, soprattutto giovanissimi, di aggregarsi e di ubriacarsi, e questo è un tema anche sociale, non è solamente un tema di regole. C'è un grande lavoro da fare, però noi saremo in prima linea per cercare di dare una risposta a un'emergenza che è un'emergenza reale. Sindaco, è ipotizzabile eliminare quella delibera che ha permesso comunque agli ristoratori dopo il lockdown di mettere più tavolini? È una delle polemiche che ci sta. Allora, quella è una norma che deriva da un'autorizzazione nazionale legata al Covid. È chiaro che noi dobbiamo poi progressivamente ritornare nella normalità, perché quella è una situazione emergenziale, che quindi ha una logica emergenziale. Nel momento in cui finisce l'emergenza, la pandemia si esaurisce, a quel punto si ritornerà nelle regole normali. Certo, non possiamo avere una città invasa da tavolini, questo mi sembra ovvio.